Le città hanno bisogno di biblioteche, hanno bisogno di biblioteche come infrastrutture per la democrazia, come presidi culturali, come luoghi per l'inclusione sociale. Biblioteche di quartiere come punti di incontro e di riferimento per le comunità dei territori. Parte il progetto Perifebiblio, vincitore del bando Biblioteche e Comunità, promosso e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura e dalla Fondazione Con il Sud. Questo è un progetto che è stato valutato positivamente nella seconda edizione del bando che la Fondazione Con il Sud gestisce in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. Ci sono diversi aspetti positivi che hanno in qualche modo intercettato l'interesse e l'approvazione della Commissione. In primo luogo quello di guardare a un territorio ampio e quindi due municipalità della città di Napoli, avere avuto la capacità di mettere in rete tre biblioteche e un partenariato molto esteso formato da 10 soggetti e tra questi sia mondo del terzo settore sia ovviamente l'amministrazione comunale, due municipalità, un dipartimento universitario e un privato, una libreria di San Giorgio a Cremano. Portare le biblioteche della periferia orientale di Napoli a livelli di funzionamento che sono quelli tipici, comuni delle biblioteche che si trovano nel resto del paese, soprattutto nel centro nord Italia e nel resto d'Europa. Quindi biblioteche che siano sia luoghi dove studiare, accoglienti e confortevoli, sia luoghi dove si fanno una svariate attività di formazione e di aggregazione. L'amministrazione comunale Manfredi ha sin dall'inizio pensato di investire sulle biblioteche comunali, non tanto per restituirne la funzione appunto un po' ottocentesca di depositi libri, ma di farne strumenti di inclusione sociale e di rigenerazione sociale. Il progetto Perifebiblio coinvolge le tre biblioteche comunali Deledda a Ponticelli, Cozzolino a Barra e Andreoli nel rione Luzzatti, con l'idea di ampliare l'orario di funzionamento e offrire ai cittadini servizi come corsi di lingua, iniziative culturali, laboratori per bambini, sportelli di orientamento. Negli ultimi decenni c'è stato un disinvestimento progressivo sul sistema bibliotecario napoletano. Questo è indubbio, cioè lo dicono tutti, perché si è ritenuto che le biblioteche non fossero più importanti come infrastruttura sociale e culturale dei territori. Ora, negli ultimi anni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, che è la parte che sta più indietro da questo punto di vista, che biblioteche, diciamo, nelle grandi città del Nord Italia funzionano e funzionano anche discretamente, ci sono dei segnali di ripresa, di attenzione. Non solo si può esportare questo modello, si può implementare questo modello, ma soprattutto si può fare rete tra le diverse biblioteche comunali, anche in rapporto con questa costituzione della Casa della Pubblica Lettura nel complesso monumentale di San Domenico, che dovrebbe essere in qualche modo l'epicentro dal quale si irradiano questi presidi importanti, queste Martinotti definiva piazze della cultura.